Le due polis più importanti della Grecia furono Sparta e Atene. Nel X secolo a.C., un gruppo di dori si era insediato in Laconia, una regione del Peloponneso, e aveva fondato la città di Sparta. Sorgeva ai piedi del monte Taigeto, presso il fiume Eurota, lontano dal mare. Dopo lunghe guerre, gli Spartani conquistarono anche la regione della Messenia, ricca di terre coltivabili, che garantivano cibo in abbondanza. Gli Spartani furono una popolazione chiusa e diffidente nei confronti degli stranieri e delle popolazioni che li circondavano. Disponevano di un esercito sempre pronto a mobilitarsi per la guerra. Sparta era governata da un'oligarchia militare e la popolazione era suddivisa in tre gruppi. Al vertice c'erano gli Spartiati, discendenti dei Dori, che costituivano la minoranza della popolazione e godevano dei diritti politici, cioè potevano votare ed essere eletti come magistrati. Erano anche gli unici a possedere delle terre, che facevano coltivare dagli Iloti. Si dedicavano solo all'attività politica e all'addestramento militare. I Perieci erano soprattutto artigiani e commercianti, e per questo erano gli unici ad avere contatti con gli altri popoli. Erano esclusi da ogni diritto politico, ma avevano l'obbligo di combattere accanto agli Spartiati in caso di guerra. Gli Iloti erano gli schiavi, non avevano alcun diritto, e perciò erano obbligati a lavorare le terre degli Spartiati. Le loro condizioni di vita erano molto dure. Le donne spartane godevano di alcune libertà che molte altre donne greche non avevano. Assumevano il ruolo di capofamiglia quando i mariti erano in guerra e potevano possedere terre. Poiché dovevano partorire figli sani e robusti, praticavano sport e danza. A Sparta governavano due re che svolgevano le funzioni religiose e comandavano l'esercito. Il loro potere non era assoluto, ma limitato dai magistrati. Tra questi c'erano gli efori, cinque magistrati che avevano i seguenti tre compiti. Controllare che le leggi venissero rispettate dai cittadini. Amministrare la giustizia. Sorvegliare l'operato dei re. La gerusia era un consiglio di 28 anziani con almeno 60 anni d'età, che stabiliva le leggi e curava i rapporti con le altre polis. La pella era l'assemblea di tutti gli spartiati con almeno 30 anni d'età. Si riuniva una volta al mese. Eleggeva gli efori e i membri della gerusia, e approvava o respingeva le loro proposte. L'educazione militare degli Spartiati, chiamata agoghe, era molto rigida. A 7 anni i bambini, di costituzione sana e robusta, venivano tolti alle famiglie ed educati in comunità. L'addestramento era molto duro e prevedeva esercitazioni militari e atletiche, la caccia, l'adattamento alla fatica, al caldo e al freddo estremi. A 19 anni i ragazzi potevano andare in guerra, e a 30 potevano partecipare alla pella. L'obbligo di continuare l'addestramento militare durava fino ai 60 anni. La polis di Atene fu fondata dagli Achei nel 1500 a.C. Si trovava nella regione dell'Attica, una zona molto fertile della Grecia, e sorgeva non lontano dalla costa, dove disponeva di un grande porto naturale, il Pireo, che favorì lo sviluppo del commercio marittimo e delle comunicazioni. Il territorio era ricco di miniere e cave, dalle quali si estraevano argento, piombo, pietra e marmo. Tutti questi aspetti, insieme al fatto che l'Attica non aveva subito grandi distruzioni durante l'invasione dei Dori, favorirono lo sviluppo delle attività agricole, artigianali, commerciali e culturali di Atene. Inizialmente Atene, come altre città-stato della Grecia, era governata da un re. Successivamente il governo passò nelle mani di un gruppo ristretto di aristocratici. Divenne un'oligarchia, che durò fino alla fine del VII secolo a.C. La maggior parte delle terre appartenevano agli aristocratici. Spesso i contadini, per sopravvivere, erano costretti a cedere ai nobili la terra e a diventare loro schiavi. Il popolo iniziò a chiedere maggiori diritti, leggi migliori e la possibilità di partecipare alla vita politica della polis. Questo portò a grandi conflitti sociali, cioè contrasti tra i due gruppi che componevano la società,
ovvero i nobili e il popolo. Le richieste del popolo si realizzarono grazie all'opera di due importanti legislatori, Solone e Clistene. Essi crearono le due assemblee che furono alla base del governo cittadino, l'Ecclesia e la Bule. Per poter votare non serviva più possedere ricchezze e terreni, ma era richiesto essere uomini di almeno 20 anni, essere figli di ateniesi e aver completato l'addestramento militare. Nacque così la democrazia ateniese. Nella polis di Atene e nell'Attica, tutti i cittadini avevano gli stessi diritti e partecipavano attivamente alla vita politica attraverso due assemblee. L'Ecclesia era l'assemblea popolare. Ad essa potevano partecipare tutti. Ciascuno aveva libertà di parola e poteva suggerire proposte. Si riuniva 4 volte al mese per discutere i problemi della città, votava le leggi, prendeva decisioni di pace e di guerra e sceglieva i magistrati. La Bule era un consiglio di 500 cittadini estratti a sorte, che proponeva le leggi all'Ecclesia e che, una volta approvate, controllava che venissero applicate. 9 arconti, cioè magistrati, governavano la città, ciascuno con un compito specifico. Venivano eletti per un anno e non potevano essere rieletti. Infine c'erano 10 strateghi, cioè i comandanti dell'esercito e della flotta. In momenti di particolare difficoltà, l'Ecclesia poteva nominare un tiranno, le cui decisioni non potevano essere messe in discussione. Terminato il suo compito, il popolo poteva togliergli l'incarico o rieleggerlo nuovamente. Alla base dell'educazione ateniese c'era la partecipazione attiva alla vita della polis. L'istruzione, per i bambini maschi, cominciava a partire dai 6 anni, sotto la guida di un insegnante privato. Dopo i 15 anni proseguivano gli studi solo i figli delle famiglie più ricche. La scuola militare, detta Efebia, raccoglieva i ragazzi fino ai 18 anni. Qui essi venivano preparati all'uso delle armi, ma ricevevano anche un'educazione letteraria e musicale. Intorno ai 20 anni i ragazzi diventavano cittadini, cominciavano a prendere parte alle assemblee e potevano dedicarsi anche alla carriera politica.